Vincere Cresto, figli della voce. Come state? Ma in questa no. Sei bravissimo. Sono bravissimo, per me no. Eppure io con la Lamborghini avrei un futuro nel magnifico mondo del reggaeton. Sì. Te gusta il reggaeton? Partiamo subito perché la nuova puntata è bella e pregna, quasi come il culo della Lamborghini. Mi dai un attimo gli occhiali? No. Like, condivisione e commento. Se volete la prossima puntata dobbiamo arrivare a 15.000 like. Io voglio le scarpe della Like. Vai! Avevo un cane che si chiamava Laika. Questo, prima dei like. Sono l'indie. Sappiamo già tutto, sappiamo, guarda, tutto, non ti preoccupare. No, no, Laika. Che cazzo è? Termini Giginator. Ah, questa è lì, Gorillaz. Bomba. Gorillaz. Ah, la suonano loro? Davvero? Vai, adesso c'è anche quel che farà un pezzo del fatto. Un cazzo. No, lasciamola sentire. Ma te la senti a casa. Ma la loro versione. Mettici i due effetti sulla voce. Cazzo te ne frega. Ya. Chi la fa? La sapevo. Mamma mia che merda. Peggiorato anche qua. Porca ragazzi. Troia, oh, era una bella canzone. Anche quando hanno fatto la cover. Ma c'ha ancora sti due strozzi in testa lei. Quello sempre. Ma non si sono mai cambiati? È ancora la prima puntata, credo. No, la seconda. Credo che sia proprio la divisa per tutto il The Voice. Spero di no. Non sei stressata. Chi è la stressata? Positivamente. Namaste. Namaste. Namaste, namaste fratella. Fratella. Guardala quei palloncini blu. Oh, brava come. Ma lei ha 22 anni, ma sembra mia madre. Vabbè, ma quella è. Io vorrei avere una mamma così. Diventerei proprio incestuoso, però. Cosa stai dicendo? Cosa? Uè, pechegno. Minchia, che ansia, non è che ti devono sparare, uè. Dai, basta. Che figata, cos'è? Dai, dai, la Lamborghini. Sì. Anche. Ehi! Ho fatto proprio il faccetto, uè. Ma che lingua è? Uè, che lingua è secondo te? Dai, adesso facciamo questo contest. Allora, che lingua è? Facciamo il contest qua sotto. Lingua di gatto, piscia di gatto, lingua d'oca. Vai, a voi la scelta. Guarda che dice. Lingua felpata, credo. Veramente ha detto che lingua è, mannaggia. Magari non si è smangiata le parole lei. Ho capito. In effetti. Una marina calm day. È figa. È figa! No, perché ha le scarpe del piccolo Lord lei? Se, tu ti puoi girare. Ma che cazzo vuoi? Ma cos'è? Ma che cazzo vuoi? Lasci girare un zucca. Ma c'è un problema lei? Oh, lei fregna. Ma non sa usare il microfono però. Ma che cazzo me ne frega? Te l'abbia detto ciucciù no. Però c'ha il groove. C'ha un groove. Il beat al groove. Ma sì, il groove. Te lo ricordi il groove? Wow wow wow. Cosa fa? Standing ovation. Stai da sola. Fermate la Lamborghini. Guarda, lei è fregna. Peccato per le scarpe del piccolo Lord che tiene. Mi chiamo Elisa. Perché sei qui? Sono qui perché mi cogli impreparata, Gigi. Avevo studiato un'altra cosa. Che domanda è? Perché? Allora, come nel mio esame di terza media, come è andato di storia, sono andato lì. Ma davvero ci stai raccontando una cosa che non ci frega un cazzo? No, cioè, frega la gente a casa. Ma dai, chi vuole sapere? Che tu ti girassi, sai? Ma anch'io, no, io no. Molto eclettica, iedrica, ma sì, polimero anche. Sì, polifonica, polivalente, polimar. Non sono riuscito a capire solamente dalla voce. Se c'era l'autotune, in che direzione poterti aiutare? Chiedo Gulag, Siberia. Ma va che ha le scarpe del piccolo Lord, ma perché? Ma non ti ho bloccata perché sono un gentleman. Sei comunque girato. Perché ha fatto la malandrina? Mi è pigliata e è soprattutto credibile. Che cos'è? Un cartone animato della Mediaset con tutti questi pezzi? Perché dovresti scegliere Elettra? Beh, gas elettico. Comunque sempre Enel. Comunque io se fossi in via andrei con Morgan. Ma che non lo. No! Anch'io la vedrei bene con Morgan. No, anche con te, perché mi hai guardato così male. Ma valla! Ma perché lei da bolognese diventa tutto un purpurì di lingue? Perché no? Perché no? C'hai ragione. Ti fai due palle così. Ma come? Non c'è con noi, con Morgan? Guarda sì. Morgan, c'è con me. Ti fai con noi? Magari non fai un cazzo della vita, però ci divertiamo un botto quel mese che usciamo insieme. Il dente d'oro. Perché apre il morettico da 66 col dente d'argento. Elisa, vai. Vai che hai rotto il cazzo. Io scelgo senza dare spiegazioni. Elettra. Stai zitta. Elettra. Io scelgo Morgan. Ma sapevo! Zitta!
Vai, vai, Morgan, allunga le mani subito. Poverina, però mi dispiace che nessuno la sceglie. Mi dispiace un botto. A me piange il cuore. Ma ti giuro, però mi dispiace, cioè, empaticamente, cioè, io ti abbraccerei. Ma è come uno che ti dice scegli il datore di lavoro. Oh, da lui ti fa un culo così, guadagni soldi, magari fai carriera. Con me ci si diverte. Effettivamente. Io parlo col muro. E accarezzava la poltrona. Che movenze robotico. Io già nella testa, già deciso. Ride. Che bello. Tutti in piedi. Cos'è questa reunion? Vai con Cristo. Vai con Cristo, gli ho detto. Vai con Cristian. Era il 1985. Ma tu sei un cyborg tornato dal futuro. No, è un cyborg venuto dal passato per cagarmi il cazzo. Ma l'hai visto? E per sbaglio la TV era accesa. Come ti sbaglio? Vuole diventare Queen. Non ho parlato. Non parlavo. Ma rimettetelo per favore, così non parla. In questo momento ho sentito dentro. Che ho sentito dentro di me l'AIDS. No! Proprio come Freddie Mercury. E niente. Maschio. Scusa. Ah, secondo te chi è? Maschio. Lui è come Hannibal Lecter, ha il fiuto dei cannibali proprio iper sviluppato. E infatti c'ha la faccetta. Beh, ma lui il fiuto l'ha allenato per anni. Andremo avanti per tutto The Voice, insomma. Tutto. Che secondo me sento odore di bestia. Io lo adoro. Che... Non è che me ne invento le cose, perché poi me lo conferma. Mi Alessi tenere. Sì, anche di zoccole, credo. Guarda, ma mi sa che è quella vicina a te. Che... No! Sandra! No, Elettra, ti vogliamo bene. Dai, sei un amore. Anche se c'hai la faccia un po' storta così, vabbè. Cos'è? Bene! Devo riportargliele stessa pelle. Aspetti, metti via sta roba! Perché? Questa è una frequenza fastidiosissima. Siamo presi. Dai, metti via! Mannaggia il cazzo! Metti gli occhiali! Non ti trasformare. No, sono metal. Stavo facendo il medley. Io vorrei sentire la canzone. Il medley. Lo voglio stire a te. Guarda come ride. Ride. Sì che ride. Fanno bene a ridere. Ma lui è il cantante dei... Fanno bene a ridere. Cosa? Cosa hai detto? Perché? Scusami, Venturina. Immigrant Song. Io credo che possiamo anche spegnere. Spegnere. Ma perché? Andiamo, basta. Ma che brutta battuta è. È finito. Finito il programma, secondo me. Simona, sei sempre una di noi. Questa volta un po' troppo. Dai. Basta, c'è il tuo cazzo. Voglio vai tu, vai Morgan, tu. Questo è tuo, eh. Amico tuo questo. No. Nessuno. No, raga. Ci è rimasto di merda con ma uno sì, stronzo. Ma era bravo, per lui sperava che si girasse Morgan. Mi chiamo Giuseppe. Detto Ozzy. Quanti anni ha Giuseppe? 39. Complimentoni. Oh, io però sono più giovane di me. Non l'avrei sì. Fatto passare. Buona. Cattifi, cattifi. E niente, lei è un cattifi. Prostitute, sempre fa, cantante, rock, anni 70, un fa niente che faceva schifo già anni 70, rock, anni 70, beat Ozzy Osbourne, strappen, pipistrelle in testa, mangiaten, ingeriten, verboten, non giraten. Parlo, ti prego, avvisami quando diventi il professor. Venturen. Simonen Venturen. Bene, però potrei scendere così lontano dal mio, no? Farmi girare i coglioni. Purtroppo ti ha trovato leggermente poco convincente. Sì, ha ragione. Ha ragione. Proprio. Lamborghini di musica non capisce un cazzo. Se si gira vuol dire che sei bravo. È vero? Perché fa parte del perché vuol medio. Dire esatto. Vuol dire no, non capisce un cazzo della serie che non ha fatto il conservatorio, dai. No? È come dire fada. Non capisce un cazzo di niente. Sì, uno schiaffo così forte che l'ho fatto il conservatorio io, eh. Sì, sono conservato un botto bene. Sì, minchia, sotto grasso come i salami della Giulia. Come io ti dico la verità. Se non te ne vai subito ti mando i sicari. Quindi se te la devi prendere con qualcuno. Ma sei una merda. Simone. Sì, prendila con me.
perché tu canti assolutamente bene. Sì, però sì, è vero. Cantare è un modo vecchio, che è ancora un po' legato al modello. Non è sbagliato il discorso che ha fatto. Qua è già 39 anni. Lui. Basta. Deve cambiare direzione. Porca troia. Basta cambiare. Chi è sta metallara fregna? Oh, quando è che c'è il prossimo ragazzo? Sa, lui già sente l'odore della fregna da lontano. Sì. Bella. Vedere e sentire un altro. Sì. Sì. Vabbè, ma gli è salita tutta la voglia così all'improvviso. Sì. Dai, Giovanna, quando è l'altro? Era a casa. Un po' di amiche hanno iniziato a fare scuole di canto. Sì, non mi frega un cazzo. Squalificante, ho detto. Non mi frega un cazzo, ti muovi? Sto a registrare delle cover. Brava. Per i social network. Brava. Brava, ha cercato un suo pubblico, brava. Però cosa ti è successo nella vita che ti ha ucciso dentro? Non permetterti di giudicarmi, io ce l'ho fatta, sono uscito, guarda mamma come mi diverto. Sì, un botto lei si diverte, guarda come si diverte. Si diverte dal 91, credo. Sì. Un clima di suspense, qui sotto qualcosa. È semplicemente il silenzio dello studio. Madonna. Si fa pesante. Morgan, scrivile su un diario queste cose. Non romperci il cazzo a noi. Bravo. Ciao, metallina mia. Lei è un animo metal, non lo sa ancora, ma Morgan glielo tirerà fuori. Sì. O Gigi D'Alessio glielo tira fuori. No, Carlo, no. Vedrai se non glielo tira fuori. Beh, la voce non è scontata, molto bella, molto sul... In inglese. Bella la voce, bella bella. Gigi D'Alessio sta pensando, e quando pensa alle fattezze di uno che deve decidere una guerra fra clan, era... proprio cattivo all'espressione. E comunque sono cose che devi scegliere. Ciao. Addio. Fangul. Addio. Cioè, ha anche mancato gli occhiali. Cerca sì. Di sempre. Lui diceva: mannaggia al cazzo, questa devo prendere la schiaffa. Ma perché? Perché non farà in albanese. Ah. Gigi. Ma come? Ma lei guarda l'espressione. Guarda, lei guarda l'espressione degli altri per capire se si può girare. Okay. E cercare di rubarlo. Ma lei è cosciente della sua defiance? Copia, è come all'esame. Perché è diventato così cringe questo programma? Cazzo, ne so io, ma cosa vuoi? Dai, falla a me, dimmi a tre. Perché è lì? Ma perché chi allora, e c'è Morgan che per non farlo copiare fatti i bigliettini a casa, io sono, guarda, ti posso dire la verità, perché gli altri sono troppo segui forti. Segui l'istinto, io Letra. Sono con te. Il tuo istinto femminile non sbaglia mai. Noi siamo con te e ti sosterremo fino alla fine di questo trasmissione. Non ha sbagliato ad andare a Jersey Shore. Non ha sbagliato a fare reggaeton. Non ha sbagliato a venire X Factor qui dove cazzo sei. Continua a fidarti dell'istinto. Ma c'era la patria lei? Oh, sono le Lamborghini. Devo dire io. Cosa vuoi sapere? Da me? Ice. Ma non ha controllo sui bassi. C'ha delle sfumature belle, delle sfumature. Non controlla bene la voce. Vai. Bravo! Vaffanculo. Giusto per me, per toglierla alla Lamborghini. C'è rimasto, eh? Dai. Ma perché piange, signora Ventura? 16 anni e vengo da Milano. 16 anni? Cazzo. Allora la vuole da adesso, 16 anni, è inutile. Infatti sei stato per primo. 16 anni. Beh, la voce ce l'hai. Ma la voce ce l'hai bella. Perché ha 16 anni, brava. Le ho detto brava, Gigi D'Alessio, che ha 16 anni. Ancora no, aspetta. No, ma lei è bravissima. Però non pensavo che eri così giovane. Guarda che io stavo sottovalutando quel perché invece è calcolatore il Berda. Eh sì, lui è un vicino serpente bastardo. Con tutto rispetto, güe. No, no, sai no, un vicino serpente bastardo di merda. Ballo, poi quello ti vedi qua e ti viene a sparare. Fare questo tipo di lavoro con il tipo di artista che sei tu. Sì, certo, güe pechegno. Ciao, quanti anni hai? Cosa? Chi ti piace di italiano? È lì. Ciao. Io devo imparare. Chi ti piace di italiano? Devo imparare da te. Scusami, io t'ho sempre sottovalutato quando ero giovane. Io mai l'ho sottovalutato. Ma dovevo. Lo so, vedi che tu c'hai più. Io non l'ho mai sottovalutato a Gigi D'Alessio. Sai sempre cosa dire nel momento giusto. Tra l'altro, io voglio fare un plauso a Gigi D'Alessio per la parte del film Fottuti Musi Verdi. Addio, Fottuti Musi Verdi. È geniale. È geniale. Sì, Mina. Bene. Ah, brava. Quelli bravi davvero. Morgan, chiaramente. Andiamo morti. Guarda lui che merda. T'accompagno io. Adesso? No, più tardi, no, adesso. No, più tardi. Beh, ascolta. Allora. Anche, comunque lui è boss, non è che poi... Adesso? Sì, se ti ordino una cosa adesso, no, domani, con calma. Un po' meno. Tra un anno. No, no, ora subito. Gigi, un po' meno. Basta un raggio di sole. Oh, ha 16 anni però, eh. Oh, Elisa. Ho sbagliato. No, poverina. No, dai, poverina. Vabbè, non era quello che se la prendeva. Dai, ha 16 anni, è brava. Si vede che sei emozionata, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Mi scusi. Mi scappa. Dai, carina però, su. State brava, purella. Qui siamo
A The Voice of Italy. Of Italy. A due hai questo inglese, hai? Hai, a due hai ragione andata, no, sta bene, ris. Hai. Facci mangiare andare in inglese, hai, The Voice of Italy. Hai, c'è rotta uguale. Facci pupucchine, non tengo il cagagazzi, spammo. Ma perché? Così, perché è salita tutta in Gomorra? Vabbè, così. Che cazzo? Arriviamo, perché? Così, lui è così. Tiriamo fuori soprattutto un talento che sappia cantare in Italia. Vabbè, è partito un attimo. Sì, è vero, perché l'emozione non ha voce. L'ho sentita davvero tanto quando ti hanno fermato. Ma sapendo che hai 16 anni, stiamo attenti a non bruciarci. Bravo! Bravo! Sì. Lo diciamo sempre anche noi. Sì. Che arriva dritto al cuore. Io ti arrivo dritto al cuore. O con una pallottola o con le mie canzoni. Però scegli tu. Preferisco stare nel team di Gigi. Però ho mangiato la foglia. Raga, Gigi spacca. Certo che spacca. Sei tu che non, non lo conoscevi mai. Cosa che non ce ne frega. Un cinese. Allora, vediamo com'è la situazione. La situazione in questo momento si presenta con 5 per Morgan, 2 per Elettra. No, allora non lo sai fare. 5 per Gigi e 4 per Gue. No, devi fare la telecronaca con la voce della telecronaca di Ollie e Benji. Ecco, vediamo la situazione, vediamo il team Morgan con 5 elementi. Dai, basta! Mi hai bloccato? Sì. È solo due. Merda, io mi... Dai, vieni qua, no, vediamoci che schifo. Anche noi. No. Cercando di portare in hype le caviglie gonfie. No. Allora Morgan, io ho capito che per risparmiare c'era le scarpe in offerta e hai preso un numero in meno. Però la salute viene prima. Guarda, a parte che per schiatto sprecato, la salute viene prima, dai. Ah, chi questi è? Sono amici di Tommy. Tommy chi? Tommy Cuti. Sentire un altro, quando arriva? Allora, lui è fregno, lei pure. Tommy Cuti, se non fanno quello che fai tu, sono bravi di sicuro. Sì, vai! La mia famiglia ha origini italiane. Ma davvero? Ayaba significa regina. Sei da qui, non ho capito. Bella! Non ce ne frega un cazzo. Ma vendi i quadretti di Gesù lei per lavoro? Sì, sì, sì. Vai! No, beh, secondo me continuerete a vedere ma i quadretti. Ma giocano in due, cioè si esibiscono in due uno dopo l'altro, oppure si esibiscono insieme oppure no? Ma io che cazzo ne so, scusa? Non so, pensavo fossi un autore. Ah. No, c'è solo lui. Vediamo come la fa. Ma che lingua è? Perché la sta facendo così basso? Ah, ecco perché. Io guardo il cielo, pregando che mi elevo. Tu guardi il cellulare perché prega stanotte. Bella. Ma è sua? No. Il rap sì, la canzone no. Bravo cazzo. Venezia è un Atlantide che è sommersa. Bella. Ehi, è suo. Il rap è suo. Sai, oggi Alessio e io sono quel pecchegno. Ma io sono sto pezzo. Ma io sono felice cose. Ma io sono felice così, eh. Sono felice. Sei una merda, voglio essere che c'è. No, tu fai quello, mo lo fai tu. Vuoi un cantare frangente? Perché canta così? Ha qualcosa di sbagliato, sì, la voce basta. Il rap è forte, forte. Il timbro è strano. Non doveva cantare. No, ma si è girato quello. Non si è girato così, tutto in basso è già mastranito. Quello che ho detto io. La rap è tua inedita, giusto? Sì, sì. Sì, è bella. Molto interessante il testo. Dici di vedervi nell'ottica di cantanti un po' più pop. Che c'ha. In realtà io vengo dal soul, hip hop, un po' New York, grime, è quella cosa. Poteva fare il grime però sto provare qualcosa. Io quando ti sento parlare è vero, voce della Madonna. Ho il grande dono che ha. Vabbè. Adesso ci rivedremo. Sì, quando? Uno che si è messo in gioco, è uscito dalla zona di comfort. No, ma il rap mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto purtroppo. Se fossi stato un giudice non mi sarei girato. Troppo basso. Facciamo cosa di grime, ma spaccava. Novità per il programma. In veneziano? E canta le canzoni in Venezia perché sei nero africano. La sedizione di The Voice è l'ingresso degli italiani. Ce ne frega un signora canto. Ventura. Vedi che adesso c'è la ragazza. Adesso lei è già demoralizzata perché. No, lei non entra. Ragazzi. È demoralizzata perché hanno cacciato il suo fidanzato. Questa canzone è dedicata a tutte noi. Donne. Andiamo via. Ragazzi. Ciao. Bambine. Bambine, madre. Per ricordarci. Infermiere. Ma non è entrata una ragazza? Ma chi? Che cazzo dici? Dopo... O stai attento a quello che guardiamo non lo facciamo. Aspetta, io mi ricordo che c'era il veneziano che è venuto, sì? Ha cantato. Con la sua fidanzata?
Ma poi non ha cantato la fidanzata. Ma quella è fidanzata. Non si è girato nessuno. Ma vai, è andato via, basta. Ma c'era una che parlava di dottoresse. Ma quali dottoresse? Allora, se tu sei ritardato, che ascolti le cose che vuoi tu. Ah, ho capito. Non c'è stato nessuno. Quale? Chi c'è stato? Vediamo l'ultimo concorrente per questa settimana. Quindi quattro concorrenti. Salutiamo. Sì, non ce ne frega un cazzo. E niente, carrellata di tutti i migliori. Sono molto contenta. Cosa? Hashtag team Elettra Bitches. Avete capito? Brava Elettra che hai dato. Della puttana. Sì. Intanto volevo dire che siamo in contemporanea. Non ce ne frega un cazzo! Chi era quella lottatrice di la judo? Nuova, vai. No, ma come è vestita? Deve fare la cacca la signorina. Mi chiamo Ilaria Filippo, ho 24 anni. E sei fastidiosa. San Lucido. San Lucido in Cosenza, sì. La mia voce la sento. Va bene. Allora, dei tuoi drammi familiari non ce ne frega un cazzo. Ciao. Fragili. Sì, sì, vulnerabile. Vulnerabile. Vai. Una bellezza più greca che italiana. Sentiamo, sentiamo. Vai. Ti prego, ti prego, ti prego. Vestita da bomboniera lei. L'uomo bella. Cammina, si bella. Benvenuti. Siamo duro. Fantastica. Ti ricordi Kiss Me Licia? Quando faceva le canzoni? Brava, sì, infatti. Ma infatti quello mi ricorda tanto. Senti proprio la sfumatura. Polpette! Mentre balla. Cristina D'Avena quando faceva Kiss Me Licia. Oh, calma Morgan. Bravo Gigi. Morgan bastardo dice oh non me la rubare. Schiaccio, schiaccio, schiaccio. Che forte, forte, forte. Brava, brava. Poi mi ricorda quella bella, bel canto italiano. Ha ragione, poverina. Poverina. Hai ragione. Consapevolezza Elettra. Di contare un cazzo. Elettra, noi sappiamo. Io mi girerei per te. Sì, te lo meriti, Elettra. Pam, 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 pam. Poi fai un contest di twerking. Sì. Dopo un giorno. Poi, un giorno. Adesso. Non adesso. Il microfono nel culo. Qua, qua, qua. Sì, si è girata anche Elettra. Quanti anni hai? 24. È vecchia, Gigi, lascia stare. Ilenia, da dove vieni? Da dove vieni? Cosenza, provincia di Cosenza. Senti, ma giù da te ce l'hai di... Eh? No, dico. Sembrava che fosse un inedito tuo. È vero, è vero, perché so è cambiato. Sono di Gregorio. Tanto mi dai molta dolcezza, insomma. Mi piace molto la tua voce, la trovo sì? Molto... Guarda che se va con Elettra ha vinto lei, eh. Dietro questa ragazza che può sembrare fragile... C'è un mignottone da competizione, no. Proprio come quelle che piacciono a me. Nella mia scuderia domani a twerkare, a cazzo canti. No. Come ha interpretato il pezzo. Come fu. Vai con quel pecchegno che ti fa rimpare. Sì, ed ero convinto. Voilà. Basta, ciao Gigi. Che suonavi il pianoforte. Ah, e invece wow, no. Wow. Ti accompagno al pianoforte? Vuoi? Sai cantare anche in inglese? Ti accompagno al pianoforte? Ciao Gigi. Vabbè, sappiamo già chi sceglie. Devi vai. Venire con me perché. Ne ride. Devi venire con me, perché... non dovresti scegliermi. No, 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 no. Devi venire con me. La frase completa era: devi venire con me perché mi hai aiutato a sognare. Come fai di Lidino? Sono lui, Fabio Volo e Michele. Come questa sera. Come questa sera cosa vuol dire? Lascia presagire e sottendere una trama ben più complessa, raga. Io devo continuare a sognare. Io devo continuare a sognare. Come questa sera. Come questa sera. Maestro! Continuerà a sognare. Maestro! Incubi proprio da stasera poi. Maestro, io mi inchino a lei, a questa sua bravura nell'intortare. Come questa sera. È un maestro. Ma ti ricordo che con la mia etichetta ho tirato fuori un sacco di talenti. Tra Morghini, Draft Gold. Poi chi c'era? L'altro talento di HMG. Elettra Lamborghini. Non c'era qualche ritardata? Non hanno ancora lavorato con donne, tranne Elettra Lamborghini. Con me puoi essere te stessa. È vero, ha ragione. Secondo me è vero. Con fai cazzo che vuoi, mi fido, mi piace. Vedi che io metto i soldi, te fai quello che vuoi. Vedi che fa quello che cazzo vuole lì dentro. Si toglie le scarpe, fa casino, twerka. Ma anch'io mi devo le scarpe qua. Sono qua senza mutande. Tranquilla come se fossi con una famichetta. Una amichetta. Pensa al tuo futuro. Pensa al tuo figlio. Mamma mia, fammi toccare i coglioni. Morgan. Morgan, scusa. Morgan, li vuoi gli occhialini. Mamma mia, ragazzi. Non puoi fare i pezzi sessuali. Sì, perché sono da coeletra. Pensa al tuo futuro, non puoi fare. Gli faceva il pitamalocchio, l'hai visto? Raga, ormai non ha più niente da perdere. Ma secondo me guardano le nostre action e voi se ci copiano. Scrivo anche robe di amore. Sì, l'amore non è vero niente. L'amore è carnale. Però è Gigi. Oh, Gigi. Cosa? È sceso, è desaturato. È arrivato Murubutu?
No, come tra poco? Dai, bastardi! Dai, siete delle merde! Dai! Vorrei provare con web. Vero? What? No, senti, posso scegliere qualcun altro? Raga, con questa tristezza nel cuore noi vi salutiamo e vi chiediamo, come al solito, 15.000 like se volete la seconda. Per fare continuare a sognare Gigi D'Alessio. Sì, poverino. Non è per noi. Un like, una preghiera per Gigi D'Alessio. Accendiamo un cero. Alla Madonna. Di Foggia. Oh, sai che ho beccato Comagatti ieri sul pullman a Milano? Ma che cazzo? Sul 90? Sì. Ma davvero? Sì, ho beccato Comagatti. Ma che cazzo me ne frega? Neanche io. Sì, proprio di Foggia. Ciao.